Buongiorno a tutti, mamma ragazzi, stamattina sto dormendo, ieri sera ho fatto tardi, stamattina mi sono svegliata presto, ma siamo in direzione Fontanellato, se non ho sbagliato il nome, vado a recuperare dei passeggeri e andiamo a vedere il labirinto più grande d'Europa, seguiteci. Aspettando il primo passeggero, eccola, la vedo arrivare e poi ne dobbiamo andare a recuperare altri due. Andiamo a recuperare finalmente la Zoe, ragazzi, che qua mi manca troppo. 2 giorni senza la Zoe non si può fare. Ecco, capelli bagnati, ma dove vai? Senti, sono diventata più lenta, cosa ti devo Ma dire? non ti potevi lavare ieri? Io veramente sono senza parole, ragazzi. Allora, vabbè, c'è il Vabbè, sole. sì, c'è il sole, vabbè. Ah, niente, ripartiamo per gli altri due passeggeri, Via. pronti via. Piacenza con la nebbia, speriamo che se ne vada, che esca un po' di sole, Meno che è male che qua. adesso. Vabbè, recuperiamo la Zoe e gli altri due passeggeri, ci prendiamo un caffè e poi si riparte. Via. Visto che mi pensa, cretino, la Zoe, ciao, 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 ciao. Guardalo là, non mi fa niente. Hai fatto la brava? Hai fatto la brava? Chi è? È il tuo amico? Si deve spegnere la luce. Ah. Stai tranquillo, abbiamo un po' di ansia in questo furgone. Comunque abbiamo recuperato gli altri due passeggeri. Ragazzi, si va al labirinto. Come si chiama il paese? Della Masone a Mamma, che Fantonellato, telegiornata. provincia di Parma. Mamma mia, abbiamo il telegiornale. Andiamo, ragazzi, pronti? Via. Puoi fare un po' di cultura, vai. Eccoci cosa dice. Gli edifici del labirinto dell'Amazzone sono stati progettati da Pier Carlo Bontempi, architetto di Parma, noto e attivo sul piano internazionale. Bontempi con Franco Maria Ricci l'amore per le forme classiche, per una tradizione italiana ed europea fatte di opere concluse, definitive, ma anche di visioni e fantasie rimaste sospese e come in attesa. Io immaginai un'equivalente al dolcito che fosse anche un giardino dove la gente potesse passeggiare sbattendosi di tanto in tanto ma senza pericolo. La passione per il bambù, questa pianta elegantissima ma così poco utilizzata in Occidente e specialmente in Italia, mi suggerì la materia prima ideale. Da allora e soprattutto negli ultimi anni Passami. l'impresa Borsa. Facciamo un attimo rifornimento nel frattempo. più grande labirinto esistente interamente di piante di bambù, circa 200.000. Bellissimo. Sì, circa 3 chilometri. Ragazzi, siamo arrivati. Abbiamo lasciato la Zoe in camper, tanto sarà un'oretta, penso, di giro, no? E vi portiamo a vedere il labirinto. Ah, che carino anche qua. Ristorante bistrò. Ingresso. Fanno entrare anche la Zoe, ragazzi. Stiamo entrando, se ci perdiamo dobbiamo chiamare. Sei pronta? Da dove iniziamo? Da qua? Benvenuti al labirinto. Amo. Vabbè, c'è scritto di seguire i numeri rossi. Cioè, nel senso, entriamo da qua. Penso. Vabbè, noi Era lo giriamo, dai. sfizio di perdersi, dai. Infatti, allora non guardiamo le mappe, dai, perdiamoci. Il massimo conveniamo. Ognuno da una... La Zoe, però vai, dai. Ma dove mai avete portato? Ognuno ha preso una strada, ma dovremmo sbucare tutti nello stesso punto. Vi sento? Sì. Ti vedo. Ma come mi fai a vedere? Dai, infatti ti Sono vedo perché ti nascosta. sento. No, siamo qua, vedi? No, dai, usciamo. Siamo E cos'è? all'ingresso. Dove eravamo È il prima? bagno, però. Dove il bagno? Questo è il bagno. No, non ti...
La scemo, un numero 4 da un lato e il 5 dal lato opposto, quindi si scavalca. Vabbè, comunque dobbiamo andare in su, fare un quadrato. Forse là è chiuso. Non lo so che fine si fa. No, qua secondo me allora è quella. L'ho detto, è di là. Sei sicura? Sì, vabbè. No, è quello che ho detto io, di là. Guarda, è questo pezzo qui, guarda. Qua. Qui. Sì, di qua, guarda. Può che tornare all'uscita. Il labirinto neviario era sicuro, ma non tranquillizzante. Non lo era perché era tortuoso e provocava un certo disagio, un certo siamo arrivati qua, ci siamo persi. Ma lo sa, eccolo, eccola. Che numero sei tu? Adesso propone scelte alternative e tutti ci siamo persi. Forse lui ha beccato la strada giusta invece. Ah, ma qua è chiuso. È il quadrato, abbiamo chiuso sì, qua. Ci siamo sta scritto, ci siamo persi. Cioè, mo dobbiamo arrivare fino a dove sta lui, faccio tutta aspetta, la strada. Aspetta, no. Abbiamo sbagliato. Allora, da qui. Ciao, andiamo qua, scendiamo giù, qua e qua giriamo. Giusto. 5, pam pam pam, su. 2. Aspetta, su, qua, va, 10, usciamo. 15. Ok, perfetto, possiamo andare. Possiamo andare. L'abbiamo imparata, eh. Divina. Però devo zoomare, ma dico un attimo, sta riprendendo però. Zoe? Ferma? Bella! Luce divina! Ah, tu fai la foto a me che la faccio a lui! Che la faccia a lei? Non puoi uscire, sei in prigione! No, appa, non va! Imbroglia, avviso la sicurezza. C'è un imbroglio? No, devi fare il giro. Devi camminare. Non lo so. Cioè. Ma non è roba tua. 15. Ce l'abbiamo trovato già all'uscita. Top. Facciamo un giro e perderci e poi usciamo. Dai, siamo. È che siamo troppo bravi, cioè dobbiamo obbligarci a perderci. Ma non ci abbiamo messo niente, quella la gente si è messa a girare, non so quanto tempo. Oh, e le signore che ci stavano seguendo per tutto il tempo, mo che avevamo beccato la strada giusta, hanno smesso di seguirci. La maschera è l'uscita praticamente. No, la torre è fuori, al fondo. Siamo dentro la piramide, però non c'è niente. Non c'è niente. No, siamo solo molto bassi qua. Che porta piccola, c'è il camino anche, vedi? Vai Zoe, portaci sulla torre. Vai Zoe. Vai. La sto casando. Vai Zoe, vai. Un po' morti di fame, quindi prima di andare a vedere il... le patatine, qua si parla solo di cibo, cioè un continuo. Comunque, prima di andare a vedere il museo e ad andare a vedere anche il borgo, ci mangiamo una bella carbonara. Non posso proprio parlare. No, lui proprio è una roba. Non posso dire cosa facciamo. Sì, la faccio io. Quindi parlo io. Allora, lui fa la carbonara, però ci spostiamo, andiamo a parcheggiare in un bel posto carino. E andiamo a mangiarci la carbonara che farà Alfonso. Quindi meno male che abbiamo uno chef oggi, perché sennò non si mangiava pasta al pesto. Il nostro parcheggio per mangiare. Beh, allora noi giochiamo a carte. Ma qua c'è ancora. Ci abbiamo anche la chiesetta. La Zoe se sta attenta, perché c'è la strada, però abbiamo tutto il suo spazio, starà tranquilla.
Lo sto per cacciare, lo chef. All'inizio volevo lo chef, adesso mi sta facendo un po' nervoso. Io chiamo Cantavazzuolo. Togliti un attimo dalla mia cucina. Sì. Io preparo, poi ti lascio il posto. Prego. Posso essere un attimo nel dissing anch'io e mettere a posto la mia roba? Sì, basta che lo chef ti sposta un momento. È sempre, guarda che è sempre colpa tua alla fine. Guarda là, io devo lavorare sul coltello sporco. Adesso faccio io. Pulisci, brava, eh? Schiava. Mo busco. Ma cos'è sto coso? Il mostato? No. Ma non premere, farla! Quelle le dita per pescare. Te li devi togliere! Ti ma devi no. togliere! Ah, perché stai riprendendo? Anche, però è uno stress, ragazzi, è uno stress. Cioè, in realtà ce lo siamo portati solo... Perché sa cucinare. Perché no, solo perché ci fa la carbonara. Poi per il resto, guarda. È questo qua? Sì, è questo. È comodo, eh? Senti, ma ci vediamo tra poco. Ragazzi, lo chef è ingombrante. Devo fare. Ingombrante. Io ti accendo tutto, poi te la vedi tu. Il chef insegna una cosa che io non conoscevo. Che ho scoperto. Però vedi, adesso non sei più capace. Ah, proprio. Ecco qua. Niente, come siamo fashion. Ragazzi, carbonara in preparazione. Pam, pam, pam. La Zoe è bella? Ciao! Se non è troppo liquido era, capito? Che proprio... Vabbè, come... Ciao ragazzi, bella vita qui, eh? Ah, capisci che quell'olio quando si addensa... Ragazzi, top dei top! Sei concentrato? Io? Vabbè, se la lasci qua così. Davanti. Baciami i fan. Cioè, non ce l'ho i fan. I fan per secondo lo chef, sicuro. Allora, se chef, qualcuno quindi. È fan. Io penso che qualcuno mi conosce. Chef, puoi iniziare a trovare. Vabbè, se qualcuno di voi è fan dello chef, lo commenti, grazie. Ho messo 9 minuti. Dai, dai, re. Non so, mettere una parte. Vai. Volevo rendervi partecipi. C'è qualcos'altro più grande per mettere? No, come? Ci siamo spostati e stiamo andando a vedere la rocca di Fontanellato. Vi portiamo a vedere il castello. Senti qui, eh. La vedi? Annabelle. Annabelle. Sì.